Il mercoledì a Piancastagnaio, come in molte città europee, è giorno di coppa, ovviamente con le dovute proporzioni. Che danza dentro l'area, da fuori a golfo, bello il movimento qui di Petroselli, cross nel mezzo, c'è Ferri, rete! Rete 1-0 per la Pianese, con questa combinazione perfetta tra Petroselli, golfo anzi diciamo, Petroselli e Ferri, quindi dopo più o meno 10 minuti il risultato è di 1-0. Da su di lui interviene Ferri, attenzione, attenzione, perché Ferri stava fregando proprio l'estremo difensore del Viareggio. Palla in mezzo, colpo di testa di Simeoni. Ferri con il mancino, attenzione, per golfo, il tiro di golfo, che parata di Carpita. Si ferma, tenta qualche dribbling, c'è indietro solo Simeoni che la stoppa. Il tiro di Simeoni che botta sopra la traversa però. Davvero di pochissimo, applausi dallo stadio comunale di Piancastagnaio per il numero 6, Luca Simeoni. Giustarini, c'è in mezzo solo Ferri, cross nel mezzo di Marchi proprio per Ferri, stop di Ferri, rete! 2-0 Pianese, doppietta di Daniele Ferri, che ha lasciato tutto solo al centro dell'area, non può che stoppare e insaccarla con il piattone sinistro. Tanta azione in avanti della Pianese, attenzione, colpo di Benedetti che però va fuori, primo tiro del secondo tempo al 12°, palla verso golfo, attenzione, è contro il portiere, il tiro di golfo finisce però fuori. Sempre Andreani dalla bandierina, sul primo palo c'è Lazzoni, la botta di Lazzoni, che tiro, finisce fuori, sarebbe stato il gol più che della domenica, del mercoledì potremmo dire. Sta per entrare in area, eccoci, entra ora, la butta nel mezzo, c'è Baldassarri, ma attenzione, Simeoni, la botta di Simeoni, finisce fuori di un metro abbondante. Bravissimo qui golfo, la dà dalla parte opposta a Giustarini, attenzione perché il portiere è fuori dai pali, prova infatti un improbabile pallonetto Giustarini, bravissimo qui a girare il pallone su golfo che è dentro l'area, se la porta sul destro, Trivela che finisce però al lato di troppi metri. C'è di là Giustarini, lasciato colpevolmente solo, attenzione Giustarini, il tiro di Giustarini è deviato, interviene poi Carpita, bravo a risolvere questa situazione pericolosa.